scomparire ed essere scomparsi. Ti è difficile tenere la bocca chiusa? Oggigiorno si parla di deludere ed essere delusi. Sì, vorrei che fosse diverso, ma a volte siamo coinvolti anche nelle delusioni che colpiscono duramente gli altri. Anche oggi condivido con te un'esperienza personale che spero ti spinga a mettere in discussione anche il tuo parlare. Ti è mai capitato di dire a qualcuno qualcosa di cui ti sei pentito immediatamente? Perché non solo ha deluso l'altra persona, ma anche te stesso. Tutto è permesso, tu dirai. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. 1 Corinzi 10:23. Mi piace questo versetto. Alcuni possono vederlo come restrittivo, ma io ci vedo invece molta libertà. Per anni mi sono sempre sentita in colpa dopo aver fatto visita alla mia famiglia. È una cosa personale, ma la condivido con te, perché tu possa comprendere. Non si cambia se non si cambia nulla. Siamo francesi, quindi ci sediamo intorno a un tavolo e parliamo per mezza giornata. E quando si parla è facile parlare troppo. Lo sai anche tu, vero? Le conversazioni fanno il loro corso e tu devi sempre fare di meglio, come facevo io allora. Vuoi parlare di quante cose emozionanti hai vissuto e vuoi sempre avere ragione? Ti rendi conto che Gesù vuole qualcosa di completamente diverso da te? Il suo desiderio è che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Giacomo 1,19. E sai che la risposta al perché di tutto questo si trova sempre nella Bibbia? Nella moltitudine delle parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è prudente. Proverbi 10,19. Chi pronuncia molte parole diventa colpevole e triste. Perché ferire gli altri, ad esempio con la propria inflessibilità, porta discordia e delude tutti, non solo gli altri, ma anche se stessi. E così ogni incontro viene spesso macchiato in anticipo. Eppure dovremmo e vorremmo amare? Se ti rendi conto, come ho fatto io allora, che spesso dici troppo, allora puoi, come ho fatto io allora, chiedere perdono a Dio e decidere in futuro di amare prima di parlare. E questo cambierà tutto. Se tieni la bocca chiusa, il suo amore si distribuirà più velocemente. Non si cambia se non si cambia nulla. Se teniamo la bocca chiusa, il suo amore si distribuirà più velocemente. In futuro decidi d'amare prima di parlare. Grazie di esistere, Deborah.